Buongiorno e benvenuti dalla redazione del TG Med. La procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta per omicidio dopo la morte del bambino romeno di 5 anni avvelenato per avere mangiato dei cioccolatini. I carabinieri hanno ascoltato i genitori dei piccoli e alcuni vicini di Casa Annaro in provincia di Agrigento. Comunque non ci sarebbero più dubbi sul fatto che qualcuno la mattina dell'8 marzo scorso ha lasciato davanti la porta di casa della famiglia romena un sacchetto di plastica con dentro una bottiglia di vino e una scatola di cioccolatini. A soccorrere i piccoli dopo le urla della mamma sarebbero stati gli stessi vicini di casa, impossibile perciò ipotizzare, secondo i carabinieri, un loro coinvolgimento. Potrebbe esserci una vendetta privata dietro il gesto, magari nei confronti del padre, dietro il recapito di quei cioccolatini avvelenati con un pesticida. Chiusa la rianimazione del policlinico di Palermo, la decisione è stata presa dalla direzione dell'ospedale dopo i rilievi mossi dai carabinieri delle NAS di Palermo nel corso di alcune ispezioni. I locali che ospitavano 8 posti letto non erano, secondo le ispezioni, adeguate e si presentavano con gravi carenze strutturali. I posti letto sono stati trasferiti in un altro reparto, dunque il servizio al momento non risulta interrotto. La Sicilia ancora nella morsa del maltempo, anche questa mattina in diverse zone continuano piogge temporali e neve a quote più basse. I problemi principali si registrano soprattutto nelle strade interne e nei collegamenti via mare, continuano comunque anche gli allagamenti in molte zone di Palermo. Nel pomeriggio la situazione meteo dovrebbe migliorare con ampie schiarite un po' su tutta l'isola. Ha coinvolto anche la Sicilia l'operazione della polizia postale scattata in diverse città italiane contro la diffusione di materiale pedopornografico. Complessivamente il bilancio di un arresto e numerosi indagati. Gli agenti hanno condotto perquisizioni a Cremona, nelle province di Milano, Pisa, Pescara, Ascoli, Roma e anche Catania. Gli inquirenti hanno sequestrato anche circa 150.000 megabyte di immagini pedopornografiche. Ammontano a decine di migliaia di euro i danni causati dalle proteste dei dipendenti GESIP e dei lavoratori ex PIP avvenute ieri a Palermo in Piazza Indipendenza. Sono in tutto 3 gli operai della società palermitana fermati e denunciati. Uno di loro è finito anche al pronto soccorso. Intanto lunedì si terrà l'incontro tra Regione, sindacati e Comune sulla cassa integrazione. Proprio ieri infatti è arrivato il via libera dal Ministero del Lavoro, ma adesso dovrà essere proprio l'amministrazione regionale a dover effettivamente sbloccare gli ammortizzatori sociali. Il Tribunale del Riesame di Palermo ha deciso la scarcerazione per i fratelli Michele Claudio e Giuseppe Vaiana di 58 e 51 anni. I due erano stati arrestati dai carabinieri lo scorso 16 febbraio perché ritenuti gli autori dell'omicidio avvenuto il 24 agosto del 90 in Contrada Dionisio a Campobello di Mazara di due amanti, ovvero il cognato e la sorella dei presunti assassini. È stato condannato a 12 anni di carcere per mafia ed estorsione Gaetano Riina, fratello 81enne del boss di Corleone, Salvatore. Secondo l'accusa avrebbe infatti sostituito il fratello alla guida del mandamento del comune palermitano e sarebbe diventato punto di riferimento anche per i mafiosi di Mazara del Vallo, città in cui viveva. Condannati con la stessa accusa anche Giovanni Durante, a 9 anni, è un altro parente di Riina, si tratta di Alessandro Correnti, condannato invece a 8, un anno e 4 mesi infine per guida. Roccaforte, imputato di favoreggiamento, mentre è stato assolto il nipote del boss Giuseppe Grizzaffi. Siamo alla politica perché è scaduto ieri il termine per presentare gli emendamenti al disegno di legge sull'abolizione delle province attualmente in discussione all'ARS. Sono in tutto oltre 282 quelli presentati e adesso, secondo la Commissione Affari Istituzionali dell'ARS, c'è il rischio concreto di stravolgere la norma che, lo ricordiamo, prevede la soppressione delle province e la sostituzione con nuovi consorzi tra comuni. Intanto per lunedì è previsto un vertice di maggioranza che ha come obiettivo quello di trovare accordo su maxi emendamento condiviso. Se entro il 27 marzo non si dovesse approvare la legge, intanto si ritornerebbe al voto per rinnovare presidenti e consigli provinciali. E questa era l'ultima notizia di questa edizione. Appuntamento a dopo, arrivederci.